Ciao a tutti ragazzi, io sono Mister e benvenuti a questo nuovo video in cui porto una lotta wifi, una delle prime che faccio dopo un mese e mezzo di assenza. Infatti lotto contro Lorenzo, conosciuto come Pokegoro su web, che ha un bel canale YouTube che vi lascio in descrizione, vi consiglio di andare a vederlo. Porta in team un Hydreigon, un Charizard, un Dragalge, un Breloom, un Sylveon e un Tyranitar, perché si muove la telecamera, stai ferma. Ok, benissimo, vedete tutti? Bene. Allora, io mi sono sentito un po' male all'inizio perché ho visto tanti Pokémon underused e tanti Pokémon, diciamo, un po' più alternativi. Però devo dire che nonostante questo è davvero forte, ha fatto un team davvero bello. E io in compenso posso dire che porto Pokémon, sono tutti overused mi pare. Però posso dire di aver inventato dei moveset e delle EV spread uniche, perché devo dire che ho ottimizzato il potenziale di questo team dando EVs che non penso si siano mai viste in giro, a parte per Rotom che è anche un po' usato in velocità, però speddare Landorus Treian, spoilers! Quindi io porto il team leggermente migliorato della lotta con Samir, con il mio Scizor, il mio Tundrus, il mio Mega Medicham, il mio Chansey al posto di Florges, il mio Landorus team e il mio Rotom Wash, difensore fisico. E quindi iniziamo subito con la lotta e lui inizia subito con il suo Hydreigon e io inizio con il mio Rotom Wash. Piccoli spoiler, adesso lo vedrete. Allora, io mi aspettavo davvero tantissimo un Dragoboid o un Aeropulsar, ma non sono voluto andare sul mio Scizor perché se avessi usato Lanciafiamme, predictandomi, mi sarei giocato un Pokémon fin dall'inizio della lotta. Quindi vado su Fenix, che potrebbe incassare comunque benissimo i colpi. Però lui mi predice e manda in campo usa una bella tossina che non mi aspettavo minimamente da un Hydreigon. Questo Hydreigon infatti è più bulky, con Trespolo, tossina, e cerca di installare un poco. Quindi il mio Fenix perde vita e il suo Poliswine, probabilmente aspettandosi uno switch, usa Aeropulsar, magari aspettava anche un tentennamento per farmi perdere più vita. Io rivelo desiderio, ebbene sì, questo è un Chansey con desiderio, come non se ne vedono quasi mai perché sono abbastanza difficile da reperire. Lui ritira il suo Poliswine, aspettandosi probabilmente in campo un Pokémon come Medicham, che con una mossa lotta gli avrebbe fatto davvero danni, e manda in campo il suo Dragon Slayer, che appunto si aspetta, va bene perché io mando in campo Medicham, aspettandomi un altro Aeropulsar. Io adesso voglio scoutare un po' questo Sylveon per vedere quanti danni gli faccio effettivamente e vedere se ha più difesa fisica o più difesa speciale. E vado subito di bruciapelo, colpendo l'avversario e attivando la sua abilità incantevole, che ha un 30% di possibilità di attivarsi e ovviamente diventa 100% quando lotta contro di me, così a caso. Usa la sua Baccaligia e aumenta la sua difesa. Qui ho la sicurezza che sia un set più fisico, perché con la Baccaligia si usa Baccaligia, difesa massima e poi calmamente. Lui inizia ad usare Falso Lunare, aspettandosi, non so, uno psicotaglio, ma io mando in campo il mio Scizor, che blocca completamente i Pokémon come Sylveon e Florges, ed ha anche delle Eves in difesa speciale per aiutarlo a fare questo suo mestiere, e avanza. Infatti vedete, prende davvero pochi danni e con avanzi recupera la sua vita. Lui ritira il suo Sylveon, ma io mi aspettavo questo switch. Lui manda in campo il suo Poliswine e io uso Retromarcia, perché mi aspettavo un Pokémon resistente alle mosse di tipo acciaio, perciò ho detto perché non ho Retromarcia così sicura sicura. Adesso mando in campo il mio Spectator, ossia il mio Mega Medicham, e qui sapevo che avrebbe switchato, ma non me la sentivo di usare psicotaglio prevedendo un Sylveon, perché è troppo rischio onestamente. Perciò decido di andare tranquillamente di Gelopugno, perché avrei potuto mandare KO probabilmente quelle Hydreigon e anche su un Sylveon avrei fatto i miei signori danni. Però vedete, gli faccio tanti danni, con uno psicotaglio l'avrei potuto mandare KO. Tuttavia lui mi seduce di nuovo, diciamo, e praticamente con due colpi mi ha innamorato due volte. Io non riesco ad attaccare nonostante l'innamoramento e ho paura che quel Sylveon si scongeli e mi attacchi e mi faccia i suoi signori danni. Quindi mando in campo il mio Fenix per curarmi. Però lui appunto non è più congelato, io sono stato bravo a fare questo switch. Infatti lui usa Riposo e ritorna a vita massima. A questo punto lui recupera tutte le energie e io penso, non mi ricordo cosa ho fatto, diciamo, penso sia andato in movimento sismico, ma perché parlo, facciamo vedere un po' che succede. Lui usa Sonolaria e copia una bella Forza Lunare, che sul mio Chansey fa poco e niente, perché anche se ha la difesa massimizzata
gli altri 252 si sono messi in difesa speciale appunto per queste situazioni. Uso il movimento sismico non aspettandomi il suono orario fino a quel momento e vedo che ha moltissimi HP, penso più di 400, non mi ricordo le stat di Sylveon, e quindi non potrei mai mandarlo capo a furia di movimento sismico. Eccolo Sylveon che aumenta il suo attacco speciale e la sua difesa speciale. Io quindi uso Cova Uova per curare il mio Fenix nel caso dovessi mandarlo nuovamente in campo in seguito, per tankare bene i colpi, e decido di ritirarlo a favore di un Pokémon molto simpatico, ossia Incursio, che con due Bullet Punch dovrebbe mandarlo KO, e ripeto, dovrebbe, ah, perché non ha più il boost della difesa, mi pare, perché ha switchato? Sì, ha switchato contro Scizor in precedenza, andando in campo di Dragon, e io recupero vita con i miei avanzi. E qui io ho detto, ho usato retromarcia prima, probabilmente si aspetta quella retromarcia, vado tranquillamente di pugno scarica, che avrei potuto mandare KO successivamente, ma incantevole ancora mi fa innamorare. E c'era una possibilità davvero bassissima che accadesse questo, tipo il 2% che mi facesse innamorare tre volte di seguito con tre attacchi. E lui, usando il riposo, elimina tutte le mie possibilità di mandarlo KO in questo, con questo Scizor, perché non... dovrei avere una fortuna davvero pazzesca per riuscire ad attaccarlo due volte o tre volte di seguito un pugno scarica nonostante l'innamoramento. Quindi mando in campo Agarex, che sarebbe dovuto chiamare Agares, però a quanto pare la banca non fa passare Agares perché c'è Ares che gli dà fastidio perché è il dio dell'inferno, non lo so. Lui usa Sonnolaria, io sapevo che dovevo sperare nell'Ax che non usasse Forza Lunare, perché con il terremoto potevo fargli davvero molti danni. Però a questo punto decido di mettere Levito Roccia, perché lui aveva un bel Charizard in team, e in questo modo metà vita a Charizard, che non è affatto male. Lui usa Sonnolaria e usa in questo momento, mi pare, Forza Lunare, cosa che mi spaventava davvero tantissimo. Però uso terremoto, ce la faccio, yes, we can. Lui usa Forza Lunare a questo momento, svegliandosi, e mi fa i signori danni, però non mi manda KO per fortuna, diminuisce il mio attacco speciale, ma non serve praticamente a niente questa cosa. Adesso, io uso di nuovo Terremoto, gli faccio i miei signori danni, e lui penso in questo momento sia andato per riposo, sì. E adesso, in ogni caso, un altro Terremoto lo metterei nel range del psicotaglio di me, diciamo, che non è affatto una brutta cosa. Recupera la sua vita, io uso terremoto nel turno successivo e continuo a recuperare vita con avanzi, cosa che mi fa molto piacere. Uso di nuovo terremoto, faccio i miei signori danni, ovviamente sempre sperando in un critico per velocizzare tutto quanto. Lui dorme e usa di nuovo sotto l'aria, stando un po' con questo Sylveon abbastanza forte, che è un Dragon Slayer ma alla fine è più efficace contro i Djinn, ossia i geni, questi Tornadus. Landorus, Tundurus, gli ha levato tutta la vita in un colpo. Usa nuovamente calmamente con Sonnolaria. Io vado tranquillamente ancora di terremoto perché a questo punto nulla può salvare col Dragon Slayer, perché entra nel range delle Levito Roccia se dovesse sostituire, giusto per dire. No, non entra nel range, però un po' tutto l'avrebbe ucciso a quel punto. Lui dorme, usa Sonnolaria, a questo punto mi pare usasse di nuovo Forza Lunare, e infatti ammanda capo il mio Agarex, che purtroppo ci saluta. Io ho il naso tappato. Ma niente mal di gola per ora. Mando in campo il mio Spectator, con l'intenzione di fargli qualche danno. E lui si aspetta probabilmente un psicotaglio e manda in campo Trolltar. Infatti io ho usato psicotaglio perché non volevo rischiare di non ucciderlo con assorbi di pugno. Io adesso penso, perché ha mandato Trolltar? Non ha senso, adesso posso ucciderlo con un assorbipugno e se switcha comunque danni gratis se li prende. Quindi io deduco che quello Tyranitar sia un Tyranitar scarfato, che il suo Mega sia Mega Charizard Y o meno probabilmente X. Perciò vado in campo Gia Foundation aspettandomi questo, ma lui ritira Trolltar e se voleva fare un doppio switch sul suo Dragalge. Io non avevo capito perché aveva predittato il mio switch o perché non aveva la scarf. Quindi quel Poison Burn decido di farlo fuori lentamente a furia di danni residui.
Quindi parlo tranquillo in questo momento di fuoco fatuo e comunque qualcosa al suo team avrebbe fatto. Anche se avesse switchato, qualcuno con la scottatura non lo gradiva. A parte il suo Charizard, ma se entrava comunque andava sotto la mezza vita per la tempesta di sabbia e le vitrocce. Sarebbe stato comunque qualcosa di guadagnato, diciamo. Lui usa fango bomba e mi pare che mi critti. Io a questo punto decido di... Non sono sicuro che mi abbia crittato, non mi ricordo. A questo punto decido di usare Invertivolt per non rischiare, per non essere mandato KO da quella sua fangobomba e mandare in campo qualcuno che possa resistere a questa fangobomba, che è appunto il mio Incursio. No, è il mio Fenix. No, non è Incursio. Il mio Fenix con cui voglio usare un bel desiderio? Mi pare di sì. Incursio non lo mando in campo adesso, lo vedrete più là nella lotta, ma per adesso arrangiatevi. La tempesta di sabbia infligge danni al mio Chansey e al suo Poison Vern, che comunque si prende anche danni dalla scottatura e pian piano sta morendo grazie a tutti questi bei danni residui. E lui ritira a questo punto il suo Poison Vern e manda in campo il suo Polizuei. E io qui uso un bel desiderio, mi pare. No, movimento sismico per colpire qualunque cosa sia entrata in campo. Il suo Polizuei però non va a KO e nel prossimo turno rivelerà un bellissimo Trespolo per stallare un po' più a lungo. Rieccoci qui, scusate il taglio, Hydreigon ha appunto usato Trespolo nel turno successivo e il mio Fenix usa Desiderio per curare qualcuno che sarebbe entrato in campo in seguito. A questo punto lui recupera vita con i suoi avanzi, io non recupero vita perché non ho avanzi, ho le Vol Condensa, e quindi ritiro il mio Fenix, aspettandomi una tossina e mandando in campo il mio Kia Foundation, che sarebbe ritornato a vita piena, però lui si aspetta questa mia mossa e usa Dragopolite, uccidendomi. Ebbene sì, mi ha ucciso il mio Roto, bella predict. Però lui adesso attacco speciale diminuito e io posso tranquillamente mandare in campo il mio Spectator a fare danni, perché il Mega Magician, lo so, li chiamano tutti cancro, lo chiamo anch'io, dovrebbe essere bannato, però se non viene sbarrato Smogon io lo so allegramente, perché è, diciamo, la mia mega preferita, potenziale distruttivo puro. Qui uso Assorbi Pugno perché è la mossa più safe in assoluto. Tra l'altro un paio di counter di Medicham ci sono, dicono non ci sono ma ci sono, c'è Cresselia e c'è anche Arcanine, che se lo gestisce piuttosto bene, a meno che non abbia calci in volo, ma se ne vedono pochissimi di calci in volo. Anche Slowbro, e non prendiamoci in giro, quasi nessuno usa Mega Medicham col tuono pugno. Non è assolutamente un set che si usa. Qui mi aspettavo un bellissimo lanciafiamme che mi avrebbe mandato KO, quindi mando in campo Fenix col terrore nel corpo se fosse stato fisico. Ma lui non è un Mega Charizard, è un Charizard con la Sorbisfera. Qui lo conferma che il suo Tyranitar non sia scarfato e mi ha fregato davvero per bene con quel Tyranitar. Lui ha Trespolo però e io non ho assolutamente voglia di passare un desiderio un po' come anche poi sarebbe morto. Allora qui con un suo Charizard io volevo passare il mio desiderio, mi pare, a Tundurus. No, non l'ho ancora mandato in campo Tundurus. Volevo mandare il mio desiderio a un Pokémon che comunque dal Fire Blast veniva one shottato. Mi ricordo questa cosa, ma non mi ricordo chi dovevo mandarlo in campo. Quindi cerco di installarlo un po' per abituarlo al mio Fenix. In questo modo, essendo sicuro di un turno in cui usava Trespolo, avrei potuto passare tranquillamente il desiderio o fare uno switch relativamente safe. Mi pare proprio su Tundurus che veniva one shottato da Fire Blast. Uso di nuovo movimento sismico e gli faccio i signori danni, però ovviamente non lo potrò mai mandare KO, diventa una PP War, perché comunque lui può usare Trespolo, io posso usare Cova Uova e diventa lunghissima come lotta. Io uso movimento sismico di nuovo e lo mando a poca vita, vita gialla. Lui usa Trespolo, io uso di nuovo movimento sismico perché volevo ancora studiarlo un po' per essere sicuro prima di switchare. Movimento sismico, lo mando ancora a vita gialla, mi pare proprio di sì, vita gialla. Lui usa di nuovo Etere Lama, sperando nel paraflinch. Io uso un movimento sismico, mandandolo a vita proprio rossa. Io a questo punto ho la sicurezza che lui usi di nuovo Trespolo, quindi dico perché non switchare. Però probabilmente lui voleva o sacrificare Charizard stufatosi della situazione, oppure aveva predictato il mio switch.
su Tundurus e usa Aether Lama. E qui se avesse usato Fire Blast avrebbe one shotato Tundurus, cosa non gradevole. Lui muore di recall della Life Orb. A questo punto probabilmente lui si aspettava il set classico di Tundurus con provocazione, Tuono Onda, Intro Forza Ghiaccio e Fulmine, ma il mio Tundurus sapete bene che non è così, ha agonismo e ha troppo forte, cosa che forse avrei fatto meglio a non dirlo a tutti, perché adesso sapete com'è il mio Tundurus e quando mi sfidate non avrete più l'effetto sorpresa. Comunque lui si mega evolve, io qui stavo incrociando le dita che non fosse scarpato nel caso non avesse mega evoluzione. E io uso troppo forte, mossa che me l'ha detto non si aspettava per niente. Infatti non la vedo molto usata sui Tundurus, ma Tundurus in generale è un Pokémon che su console vedo usato davvero poco. Quindi lui perde tantissima vita, viene one shottato e muore. E adesso però io ho meno 1 di attacco e meno 1 di difesa e vengo danneggiato dalla tempesta di sabbia. E quindi manda in campo Ombrellino. Ma adesso forse si aspettava un Tundurus fisico, ma io non sono un Tundurus fisico, sono un Tundurus misto. E con le levito roccia, quell'ombrellino è entrato perfettamente nel range della mia intro forza ghiaccio potenziata dal Life Orb. E mi prendo una kill gratuita che probabilmente non si aspettava. Quindi, ombrellino muore, io perdo vita, la tempesta di sabbia mi infligge danni e adesso sto davvero quasi per morire con questo Tundurus. Lui manda in campo Polet's Way. Io, sperando in un critico e per fare il maggior numero di danni possibili, vado nuovamente di troppo forte e mi faccio i signori danni anche con l'attacco diminuito. Se non fosse stato diminuito l'avrei one shottato. E sono metà attacco, metà difesa e lui usa tranquillamente Nero Pulsar per mandarmi KO, tanto avevo pochissima vita e Tundurus non è un Pokémon tanto bulcoso, ho detto onestamente. Quindi il mio Tundurus, che non ho potuto soprannominare, non muore. E io mando in campo, aspettiamo per vedere chi mando in campo. Tundurus non me lo facevo passare dalla banca, perché questo è un Tundurus evento, mi pare, con agonismo. Mando in campo Medicham per sparargli un bel assorbi pugno in faccia e lui non aveva nessuno switch gratuito, diciamo, sul mio Mega Medicham. More e manda in campo a questo punto il suo, mi finisce danni con la tempesta di sabbia e lui manda in campo il suo Poison Vern, che comunque non può fare niente perché io psicotaglio, lo mando KO ed è anche scottato, uso psicotaglio e mando KO il suo Poison Vern Dragalcio, che purtroppo in questa partita, anche se è un bel Pokémon, non ha fatto molto, probabilmente se non fosse stato scottato con Rotom se la meleggiava bene. Quindi io ho sconfitto Lorenzo, mi pare fosse un 3-0 o un 4-0, non ricordo onestamente, faccio complimenti perché ha fatto davvero un bel team nonostante siano Pokémon per la maggior parte poco usati. Vi consiglio di passare dal suo canale e vediamo se riusciamo a raggiungere i 70 like per questa lotta Wi-Fi, che lotto dopo tanto tempo e mi avete chiesto in tanti su Facebook. Quindi io sono Mister, ricordatevi di iscrivervi e noi ci vediamo ad un prossimo video.